Beh, in Veneto abbiamo circa 300.000 diabetici, e le associazioni sono circa 35, siamo presenti a tutti i tavoli di lavoro, ai tavoli tecnici e in commissione diabetologica. L'organizzazione della rete diabetologica del Veneto è abbastanza buona. Abbiamo in questo momento qua hanno unificato le ASL, quindi eh, si sono creati i eh, CAD hub, eh, cioè i due poli universitari e i CAD eh, SPOC, che sono circa 25 in tutto il Veneto. E purtroppo però i pazienti sono tanti e siamo sempre di più e quindi le diabetologie sono un po' oberate da, 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 da tante visite di pazienti abbastanza diciamo, non complicati eh, che gestiscono bene il loro diabete e appunto anche dai piani terapeutici. E quindi stiamo lavorando, i PDTA per il diabete tipo 2 esiste già dal 2015, adesso stiamo lavorando, un anno e mezzo che, ci, che lavoriamo in commissione, sulle nuove linee di guida dei PDTA. È una, un ottimo prodotto, con, soprattutto con la condivisione tra i medici medicina generale e i diabetologi e, e spero che questo venga applicato. Per noi è come il pane perché appunto eh, le diabetologie sono... Eh, Troppo, troppo piene e diabetologi sempre meno. E, perché? Perché comunque è giusto che eh, le diabetologie si svuotano delle cose più semplici e, e anche burocratiche, ma eh, si occupino del paziente, cioè mettano al centro il paziente. Eh, questa sembra una fase fa. Ma deve essere una, fra una frase che passa ai fatti. Il paziente diabetico è un paziente che va in campo con la propria malattia, cioè ha bisogno di decidere eh, mille volte al giorno, anche di più, eh, prendere appunto delle decisioni eh, terapeutiche e anche di vita quotidiana. E quindi, più il paziente è educato e formato, eh, più riesce a prendere queste decisioni per non avere complicanze in futuro. Quindi, il, il diabetto. Deve essere svuotato dalle cose burocratiche e dalle cose semplici per ehm, accentrare il proprio tempo a educare il paziente. Questa è la cosa più importante, eh, non si può prescindere dall'educazione sia, sia nella semplice eh, terapia, eh, iniezione di insulina e, e altre cose, che anche sull'uso della tecnologia.